Vi dico la verità, per un attimo ho pensato di non caricare il video oggi perché è tardi, quindi non so se farò in tempo a caricarlo ad un orario decente, ma poi ho detto, ma ti pare che questi ragazzi si meritano di vivere un giorno senza Pokémon Spada? Bentornati sul mio secondo canale, bentornati su Pokémon Spada, bentornati insieme al re del Mediterraneo, Renatino, che attende tutti voi al varco, e chi non lascia like verrà immediatamente umiliato da Renatino. Con cosa? Con la sua spada. E iscriviti al canale, mi raccomando, siamo vicini ai 260.000 iscritti. Se non lo fai sei un coglione. Grazie mille per il supporto come sempre. Vedo che la serie vi sta piacendo anche a me. Ho letto i soliti commenti che mi avete lasciato per darmi dei consigli che io come sempre leggo, quindi lasciatemeli, perché ovviamente io sono abbastanza ignorante in merito al videogame e lo sarò fino alla fine del gioco. Mi avete dato molti consigli, mi avete risposto alle domande che vi ho fatto in precedenza nello scorso episodio. Mi avete consigliato vari Pokémon, tra cui Flapple, credo, Erba Drago. Un elettro molto forte me lo danno alla pensione, che si chiama Toxel. Minatore è buono, però c'ha una per 4 devastante. Anzi, due forse, va bene. E mi avete consigliato Slizzipede. Non so che è, frate, non so che è. Poi mi avete detto Depia Impidimp. Mi avete detto che il campeggio è troppo OP, quindi di non usarlo troppo spesso. Uno mi ha detto la bicicletta la posso usare da subito. Io dubito, ti sto per bannare. E soprattutto il ragazzo che ha rischiato il ban settimana scorsa perché mi aveva detto di prendere Eevee e io non l'ho trovato, era nell'unica stazione in cui non ho controllato. E tra l'altro manco mi danno Eevee. Ma Pikachu, ma noi ci frega qualcosa? A noi ce ne frega un cazzo, frate. Bentornati a Galar, bentornati insieme a Renatino, che non vede l'ora di affrontare mirabolanti nuove avventure insieme a tutti voi. Noi qui già potremmo trovare forse qualche situazione interessante di Pokémon interessante. Ma lì, ah no, quello è un Pokécampeggio. Allora, quindi il Pokécampeggio non va utilizzato perché è letteralmente una merda, è troppo OP, è una roba devastante. Tra l'altro mi avete detto, in molti mi hanno detto, quindi manco ce parlo con sta gente, dice è inutile, eh? Sì, è totalmente inutile. Molta gente mi ha detto che più vai avanti col gioco più è una merda. A noi ce ne frega un cazzo, frate, noi siamo... Ma quello... È un ragazzino? Ah sì, ok, penso fosse un Pikachu. E il tasto meno qual è, scusa? E non ce l'ho il tasto meno, frate, ma non esiste. Perché mi devi prendere in giro? Perché ti devi burlare del sottoscritto? Allora, vediamo un po'. Qui innanzitutto ci sono dei... Ma quelli sono... Scusa, posso chiedere? Ah no, ma è un Pokémon. Allora, vediamo qui che Pokémon possono esserci. Che si vede un cazzo. Ma lì è pieno di allenatori, quello è un altro Pokémon. Non mi dice tipo in questo percorso si trova questo Pokémon, in questo percorso si trova quest'altro Pokémon. Quello che... No, basta aggredirmi così, cane di merda. Abbiamo capito che c'è Electrike. Ok, l'abbiamo... Fratello, ti giuro che io ti massacro. Oh, Carmela rara, non ti faccio vivere. Quello cos'è? Oh no, è il cane che vuole beve. Un'altra robetta da prendere. Questo c'è solo Electrike. Frate, non mi puoi vedere però oltre un muretto, no? Ma è pieno di allenatori questo luogo. No, frate, anche tu con Electrike non ce la faccio più. Sono già stressato, questo gioco mi stressa. Sì, ho capito, Minatore, ma quanto sei lento? Minatore, sei lentissimo. Oh, a me non leva più di metà vita questo colpo magistrale di Minatore. Attacco rapido, mi leverà uno, mio Dio. Due, assurdo. Abbattilo, ti prego. Ah, ho capito, dai. No, gli dà la cura, ragazzi, mi sto stressando già. Morto, ne avrà un altro? Minatore al 16, certo. Lotad. Godo. Allora, abbiamo capito che qua c'è sta Electrike e Meo. Questo l'abbiamo capito. Guarda, 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 guarda come mi seguono questi orripilanti mostri. Siete dei mostri, cazzo. Siete tutti dei mostri. Ma esci dalla tua zona di competenza. Ma che fa? Ma torna indietro, torna a casa. Ma mi segue all'infinito? Cioè, mi posso far seguire all'infinito? Ah no, ok. Quello è un Pokémon o un allenatore? Ma sono tutti allenatori vestiti da Pokémon. Ma io non ce la faccio più. Mo, non so se si troverà qualcosa effettivamente. Ma questo salto? Frate, ma è pieno di Electrike questo luogo? Ma guarda, mi vogliono mangiare. Ho visto che in questo percorso in realtà non ci sono Pokémon interessanti. Cioè, c'è Electrike, Meo, Beaudio, roba veramente inutile. Wolo, non correre, aspettami. Oh no, questa frase la può dire solo una persona. E ora sarà rincontrato. Corso da una pecora. Anzi, sarà lui a rincorrere una pecora. Fottuto op. Sei tu, lo so. Pecora rotolante. Ah no. No, ma chi è questo tizio? È orripilante. Bulu si scontra con te, si ferma, ti imbruttisce e ti dice "Do cazzo vai". Chi è? Ah, questo è il capopalestra d'erba. Stai bene, il mio Pokémon non ti ha fatto male, spero. No, tranquillo. Tu sei uno sfida palestre? Assolutamente sì. Il mio nome è Yarrow. Sono un capopalestra e lotto con Pokémon di tipo erba e inoltre la fumo. Buono, non vedo l'ora di affrontarti nello stadio. Va benissimo, non ti preoccupare, Yarrow, fumatore d'erba. Ci vedremo fra pochissimo. Quindi lui è erba, quindi possiamo utilizzare letteralmente un cazzo di nessuno. Siamo completamente deboli a questo tizio. Ma forse abbiamo Minatore che se la può un po' smattare. Ma non è vero, non è vero, non è vero. Oh, Oppo, guardati lì, che sei così imbruttito da dirmi ehi, quella è una cazzo di palestra. Sono sicuro che vuoi dirmi questa frase, Oppo. Guarda, Renato, quella è una cazzo di palestra. Quindi siamo vicini alla prima medaglia. Il capo palestra Yarrow è appena tornato in palestra. Lo so, l'ho appena visto. Ci sono un sacco di sfida palestre, ci vorrà un po' prima che tocchi a noi. Oh no, ma ci sono i turni, è tipo dal macellaio Corbietto. Ti cercava Sonia.
che vuole? A dire il vero l'ha chiesta pure a me, ma io mica ho saputo risponderle. Non ti avrà mica chiesto se vuoi scoparla bendata? Mi ha chiesto se volevo scoparla bendata. Sai dov'è la collina? Se no puoi cercarla nella mappa. Va bene. Yam yam. Oh no, chi è? Oh. Raga, mi date 10 euro per favore con i super grazie, così mi compro YouTube Premium. Mi dà 10 euro, nel prossimo video sarà ringraziato e sarà Mister YouTube Premium. D'ora in poi ci appelleremo a lui come Mister YouTube Premium. E se me li dà più una persona, godo. Ma guardalo, Yamper di Sonia, seguilo, ti farà da guida. No, non lo seguo, non voglio seguirlo. Voglio prima farmi un attimo i cazzi miei. Io, per favore, vorrei esplorare la... Ma sta musichetta particolare. Vorrei un attimo esplorare la situazione, perché qui... Oh no, c'è, blocca Mister Impettito. E di qua si può fare surf, sono convinto. Surf si può comprare lì, no? Con i watt si può comprare surf. Ma lo posso già usare? O servono delle medaglie? Cioè, le MN esistono ancora in questo cazzo di gioco? Pietra stante, lì c'è un MT. Non mi dica, è finalmente l'MT41. 97 porti colpo. Ma come? Non la indovinerò mai. Vi ricordate quando ne ho azzeccati due di fila? Letteralmente improbabile ormai. In realtà, te dico, la situazione esplorativa è abbastanza nel chill. Pensavo fosse più ampia. La situazione invece per ora è una merda. Quindi tu mi vuoi dire che l'unica cosa che devo fare è seguire quel cane? Anche perché lì non si può entrare. Ah, ma questa c'è la fila, sì. La cazzo di fila. Qua c'è il fioraio che sinceramente faccio ancora fatica a capire a che cazzo serve. Se tieni un fiore in mano, ti si avvicinano gli spacciatori. È uno strano segnale. Oltre a lavorare nei campi, Yarrow si dedica allo schiavismo. Vabbè, frate. Ma che ci sono delle persone ultra strane. Oh, finalmente un repellente. Quasi. Vabbè, frate, se mi obblighi a seguire il cane che c'ha sete, io seguo il cane che c'ha sete, non è che c'ho problemi. Oh no, yam yam yam. Dai, cammina, obeso. Quindi praticamente lui ci sta portando verso una collina. Tu che ci dici qualcosa? Ho fatto delle foto al geoglifo sulla collina. Che cosa sono i geoglifi? No, i geoglifi. Un attimo, ho capito che ti devo seguire. Madonna, mi sta stressando, devo stare molto più calmo. Queste porte qui sembrano delle porte tipo indiane, quelle che non puoi attraversare perché se ci sono delle divinità dentro. No, cos'è quella roba lì dietro che vedo già? Signore? Delle misteriose strutture di pietra. Chi le avrà create? Forse gli esseri umani oppure dei Pokémon? E chi lo sa? Ah, ma è tipo Stone Age. Oh, Sonia, eccola lì, non vedo l'ora di scopare. Sonia, chiudi quella cazzo di bocca. Volevo il tuo parere, dimmi tutto. E se ne va, sculettando. Questa lo fa apposta a farci vedere culo. Ah, questa è tipo la collina italiana, quella con scritto Dux. Non so se ci avete in mente. Vedi quel geoglifo enorme? Secondo te cosa rappresenta? La notte oscura o sesso anale? Boh, magari la notte oscura. Che occhio, bravo, non è il sesso anale. Secondo la leggenda, un vortice nero coprì i cieli de Galar e dei Pokémon giganti presero a seminare il panico nella regione. Ed è lì che è entrato a far parte delle nostre vite l'eroe di Galar che ci dicevi l'altra volta, no? Ma cos'era quel vortice nero chiamato notte oscura? Non lo so. E che legame ha con il fenomeno Dynamax? Questo ne so meno di prima. Tuo contributo è stato prezioso. Prendi questo oggetto invisibile, adesso ci dirò. Oh, accetta questa card della Lega come ringraziamento. Le card della Lega, mi avete detto che sono semplicemente delle carte che aumentano, cioè aumentano, ti fanno capire meglio i vari personaggi, aumentano la lore un po' del videogame. Quindi una roba più visiva che pratica, diciamo. Vai e dai il meglio di te allo stadio. Va benissimo. Cane, io ti do un cazzo. Sotto ti massacro. Quindi obiettivo palestra di Darkfield. Qua ci siamo andati prima. Sì, secondo me abbiamo esplorato tutto. Dobbiamo semplicemente andare alla palestra e lottare per conquistare la nostra prima medaglia finalmente. Secondo me non siamo messi benissimo per questa palestra, te dico la verità. Anzi, colui che c'ha la può svoltare in realtà è mezzo briga. Ma li abbiamo degli strumenti da poter dare, tipo bacche, robe del genere? Stavo vedendo un po' le MT che abbiamo. Possiamo dare caduta massima a minatore. Lui è roccia, no? Però dice abbiamo già abbattimento. Però tipo quelle varie azioni. Ah sì, ma levazione, tanto comunque non la stai utilizzando, c'è una mossa in più. Tanto da avere due normali ad avere due rocce, a questo punto meglio avere due rocce, quindi ti metti caduta di massimo bossetti e basta. Allora io darei una bacca arancia PPS a briga, in realtà basta. Ah, volevo vedere anche, non l'errore per gli sviluppatori che non chiameremo, vedi le carte della Lega? Vedi, io c'ho l'album, no? Vedi, c'avevamo Yarrow, Whoop, Dandel, sono anche autografate. Giri la card, ah vedi, e ti dice semplicemente la storia. Non ho capito se l'831 è, sono effettivamente 831. 189, 1. Non lo so, non lo so, non lo sapremo mai probabilmente. Oppa, che cazzo fai lì? Ecco di qua, con il tuo sorriso da idiota. Guarda cosa ho qui. Boom, cazzo di fuori. Ah no, la medaglia erba. Merda, l'hai vinta? Che fenomeno. Io e Wulu insieme siamo al top. Cioè tu hai vinto una medaglia con Wulu. Va bene, oppa, vai via. Fammi lottare. La prima palestra. Ma vogliamo mettere delle regole nel senso che no, ma sti cazzi. No, frate, l'uomo palla. Di nuovo l'uomo palla, cazzo. In onore della nostra amicizia colgo la palla al balzo per... Un'altra Pokéball mi dà.
Questo te dà solo Pokéball, sì. Posso dire che però... Sì, ho capito, vai via. Le palestre qui sembrano abbastanza carine, eh. Vedi, lì c'è lo shop. Qua puoi comprare dei vestiti. Ah, negozio di divise che sono sempre le stesse in realtà. Cioè, le divise sono orribili. Sarebbe fighissimo se ti dessero, non dassero, la possibilità di personalizzarli i vestiti. Parlo un po' con tutti, vedo che mi dicono. Oh, a quanto pare se non superi la missione non puoi affrontare il capo palestra. E ora che faccio? Vabbè, non ce ne frega niente. Ah, quindi ci sono delle missioni. Signorina, mi dica, se non sfida palestre, procediamo con la registrazione. Ricapitolando brevemente le regole, oh, dimmele un po'. Il tuo obiettivo è completare le missioni delle varie palestre e sconfiggere i relativi capi palestra. Ok, di che missioni si tratta però? Sono delle prove da sostenere prima di affrontare i capi palestre. Hanno lo scopo di mettere alla prova le tue capacità, va bene. Sono diverse l'una dall'altra, ogni palestra ha la propria, va benissimo. Sì, vorrei iniziare, grazie. Vai a indossare la divisa. Che palle, fa cagare, con il numero 10. Dai, fammi fa sta sfida delle palestre, sono gaseato. Posso finalmente aggiornare la grafichina che vedete qui sotto? Quella grafica delle medaglie in realtà dovrebbe essere figa, perché dovrebbe completare un medaglione. Oh, la palestra è tipo erba. Oh no, ma è enorme. No, frate, ma è gigante. Ma mi sa che non posso uscire. Frate, mi sa che non posso uscire. No, ma che è? No, non mi dica che non sono lotte, frate. Non sono lotte. Già vedo 0 su 20 e delle pecore. La missione della palestra di Darfield consiste... C'ho paura che mi dice di raggruppare le pecore come un cazzo di border collie. Raggruppa le pecore come un cazzo di border collie. Sono cicerone, frate. Non sei cicerone. Faccio l'arbitro. È il collina de Galar. Infatti c'è capelli, è una skin nuova. Ma sei serio, frate? Sto facendo il border collie. Ma sei serio, frate? Questa è una sfida? Io... Vabbè, magari arriveranno delle lotte. Cazzo vuole sto cane? Levate dai coglioni, non mi rompe le palle. Ah no, ecco la prima lotta, forse. Vabbè, praticamente tu hai... Sì, fai le lotte, ma... Vedi, questo è un lottatore de sumo. Sono tutti di tipo erba? Il mio compito è toglierti di torno. Va bene, vediamo un po'. Oh, Finn! È stata l'ispirazione di Travis Scott per la canzone. Grossi fiori! Tecnicamente noi abbiamo Briga, che se è abbastanza matto... Ah, lui con agitazione non fa mangiare le bacche ai cosi. Ok, va bene. Fai un attimo spennata. Allora, Briga, sei veloce e sei super efficace. Non dovresti incontrare troppe difficoltà in questa palestra. Qualche danno te lo faranno. Rapigiro è normale, non ci interessa troppo. Ricordiamo che noi abbiamo una bacca che aumenta la velocità, certo, quindi adesso attacca due volte. Ricordiamo che noi abbiamo una bacca. No, non attacca due volte. Holy shit, grossi fiori, ci saluta. Briga, devi fare i livelli però, qua devi arrivare al 20 prima del capo palestra. Ho sconfitto Finn. Non ti muovi mai più così, ti do un cazzotto che ti faccio rimpiangere quando te bullizzavo a scuola. Finalmente, frate, questo ci voleva, l'evoluzione. Briga si sta evolvendo. Io non so come esca fuori, RPG di Galar. Che bello, frate. Molto carino. Corvi Squire. Ah, e poi diventa Corvi Knight. Bello, Corvi Knight. Non vedo l'ora di avercelo. È molto... Secondo me è uno dei più belli finora di quelli che ho visto. È in grado di adoperare oggetti. Ad esempio, sa afferrare e scagliare pietre con le zampe o avvolgere il nemico con una corda. È letteralmente il re del sadomaso. Allora, levati dai coglioni. Senti una cosa. Esatto. Passa qua. Frate, ma come mai fatta? Ma sono tutti uguali. Fratello, ma sono tutti fratelli? Fabio, ma chi glieli dai i nomi? Briga, è il tuo primo. È un palaziale, eh? Bella sta roba delle bacche che c'ha, però. Certo che poteva imparare una mossa con l'evoluzione. Oh, secondo me è infatti. L'evoluzione l'ha bello che è migliorato. Oddish, frate. Frate, Oddish campa da 35 anni. Ancora ce l'hai, ma lo vuoi cambiare? 8 gen ci stanno dentro. 25 video. Ah. Lui resiste. No, paralizzante. Lo sapevo che dovevo utilizzare la bacca antiparalisi. Ti prego, non essere paralizzato. Crescita, no. Si fa crescere il pene. Ok, bravo. Mazza, ma gli ha levato... Perché andava così lenta la roba? Immediatamente utilizzare bacca antiparalisi. Tanto non dovrebbe averne un altro. Ok, secondo. Intanto muovili tutti. Ma quel cane lì mi ha spawnato lì. Ma non stava là. Dove andate? Dove andate? Non fate i matti, eh. Fatta anche questa. Molto difficile. Cioè, devo affrontare dei capi palestra mentre porto a spasso delle pecore. Senti una cosa però. Prima di fare tutto, leviamo la paralisi. Ok, paralisi tolta. Almeno non ci rompe troppo le palle. No, dove andate? Dove andate? Ma quelli vanno da so... Ah, c'è il cane. Frate, però mi devi dare retta tu. Frate, non mi danno retta. Stanno andando da sole. Frate, vai... No, perché torna indietro? Frate, torna indietro questa stupida. Rimani là. Fammi fa botte con sta fregna. Come ti chiami? Michela. Margi. Ma è tutta fatta, sì. Ma che è? Ma è completamente andata. Qui solo nella palestra d'erba poteva stare. Dai, Briga. Li one shotti tutti. Letteralmente tutti, non ci hanno veramente speranze. Forse dovrei usare anche beccata, perché sennò finisco i pipì. No, a parte ce n'ho 20. Dai, che devi salire al 19. Un altro Oddish.
Merda, questo mi rifà paralizzante. Quanta cazzo di difesa c'ha Oddish per resistere a sta roba, oh? Non fare paralizzante. Oh, no, velen polvere addirittura. Che tumore di merda, cazzo. Ammazza il coglione, ti prego. Massacralo, mandalo sottoterra. Fai i documenti di cemento. Sali al 19. Impara una mossa, ti prego. No. Va bene, buono. Bravo, sono tutta fatta. Ah no, ma quando li sconfiggi i cani si fermano. Utilizza pozione e utilizza... Ce l'avremo un antidoto? No. Buono. Facevo una bacca pesca, se gode, se torna come eravamo prima. Senti una cosa, però io non mi fido. Tagliela pure e levagli quella dei PS, tanto non ce ne frega niente. Molto più pericolosa la paralisi, l'avvelenamento rispetto alla paralisi, quindi... Frate, hanno deciso di essere anarchiche ste pecore. 19 e 20, ok. Quindi, secondo me adesso c'è il capo palestra, eh. L'abbiamo affrontati tre. Massacrate tutto, cazzo. No, se dividono? Ah, no, è finita. Vanno nei loro recinti di merda. Se gode. Stiamo per affrontare la prima sfida, la prima palestra, la prima medaglia, quella che ci divide dal regno dei bambini. Missione compiuta. Pensa se mi danno la medaglia senza affrontare il capo palestra. Sarebbe assurdo. Disinstallo il gioco. Ah, proprio lo stadio con le persone. Ma che stai a dire? Secondo me hanno dato più un senso alle palestre. Cioè, c'è questo senso di competitive, di competizione. Sì, ma io gioco in trasferta, oh. Questo c'ha uno stadio pieno. C'ha 6 Pokémon, frate. Verranno tutti umiliati da un uccello. Pensa a te. Dai, a me piacciono le palestre così. Campo un po' in erba, un po' in terra, come nel miglior scontro Federer-Nadal. Gli sfida palestre arrivano a frotte nella mia palestra, perché è la prima che devono affrontare, penso un po'. Per questo ho dovuto ideare una missione impegnativa che li mettesse alla prova. Fra, ti assicuro che era tutto tranne che impegnativa. Dovrò ricorrere anch'io alla potenza del Dynamax. Oh no, ma mi sa che ogni capo palestra c'ha un Pokémon gigante. Perché lui gioca nella terra? È il Nadal di Galar. Qualsiasi cosa è di Galar ormai. Yarrow, grossi fiori. Dobbiamo stare attento al Dynamax, eh. Polsino Dynamax, si attiva. I Pokémon di Galar possono diventare giganteschi in determinati luoghi. Ah, ok, non sempre. Quando il polsino Dynamax brilla, seleziona l'icona Dynamax per far Dynamaxizzare il tuo Pokémon, va bene? Un Pokémon Dynamax può restare tale per 3 turni, durante i quali può sferrare mosse potentissime chiamate mosse Dynamax, va bene? Attiva il fenomeno Dynamax al momento giusto e la vittoria sarà tua. Va bene, allora per adesso me lo tengo. Credo di utilizzarlo quando lo utilizza lui. È la cosa che ci conviene di più. Coro. Forza Roma! A coglione, levate dal cazzo, ok? E il primo è andato. E questa è grossa esperienza per l'uccello, eh. Briga, non vede l'ora di fare un concerto? Grossa esperienza, manco troppo. Quante ce n'hai che non ho vi... Oh no, le nostre radici sono salde al suolo. Senza solide radici l'albero non dà frutti. No, è completamente andato con la droga, frate. Eldegossa. È nuovo? Che brutto, frate. Comunque in realtà mi avete detto che nella maggior parte dei casi a voi vi piacciono i Pokémon di Galar che hanno creato. No, è lui? E via col Dynamax. Merda, frate. Dovevo Dynamaxizzare. Che fa? Mega Pokéball? La lancia? Trasforma tutto in... No, è diventato gigante, frate. Forse dovevo farlo anch'io. Ce l'ho nel culo. Perché gli ha ridato una vita che non l'aveva per... Merda, sì, no, frate. Questo è stato un errore. Non gli levo niente. Oddio, invece. Aspetta, frate. No, non me... Aspetta, aspetta, aspetta. No, aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, ti prego. No, dai una flora. Vabbè, ha resistito. No, che fa? Mi paralizza? Ai piedi dei Pokémon cresce l'erba. No, gli torna la vita. Allora potremmo fare Dyna Jet, Dyna Tenebre o Dyna Barriera. Dyna Jet, frate. Briga, diventa Uber Briga. Si sono impegnati con l'animazione, dai. Questa Pokéball gigante. Mega uccello. È così che vi diventa se lasciate un bel like. Ah no, gli torna la... Ah, quando si Dynamaxizzano gli torna un po' di vita. Oddio, è incazzatissimo. Madonna, sì, le tenebre. Questo è super efficace su... peccato però. Tocca curarlo però, che gli è aumentata la velocità, se gode. Dyna Attacco. Frate, ma mi sembra... No, fermo. Ok, va bene, va bene. Ha resistito. Frate, secondo me lo shot. Secondo me lo shot. Non mi serve cura a me. Se gode. Madonna, quanto sei bello. Levalo dal cazzo. È la prima lotta Dynamax. Ce la siamo portata a casa senza problemi. Oh no, ma è esploso il Pokémon, frate. Ha sofferto come un cane. E da... Minchia, quanta esperienza mi dà però. Tutti che salgono di livello. Se gode. Certo che briga una mossa la puoi imparare se te va, eh. Torna Nanico. Però perché torna Nanico? Sono 2 round, eh. Forse perché ha finito i Pokémon. Quanto cazzo l'abbiamo masterata. Ma pensa a Yarrow, che figura de merda, che in un giorno perde 1000 scontri davanti al pubblico che tifa per lui. Oh, Nestore si sta evolvendo. Pensa un po'. Pensa a sto Pokémon che non è mai stato utilizzato. Verrà cacciato il prima possibile. Oh, che bello però. Verrà cacciato il prima possibile. Però intanto lui si evolve, fa le cose, fa i livelli. Tievol. Marca di nascosto le prede interessanti. Ci pisce addosso, ne segue l'odore per rintracciarle e approfitta di una di loro distrazioni per rubare nelle loro tane. Ma è un ladro di merda. E infatti vuole imparare furto. Glielo diamo furto. Leva attacco rapido, solo mosse buio per Nestore, che ricordiamo verrà fatto volare il prima possibile. Ma è il giorno dell'evoluzione. Minatore si evolve da Roli Coli Poli Oli Moli Foli Coli Zoli Poli Toli, diventa Carcol.
Letteralmente carbone, frata. Gli antichi abitanti di Galar usavano il carbone prodotto da questo Pokémon all'interno del suo corpo per le loro necessità quotidiane. Praticamente lo usavano come braciere per la marijuana. Nitro carica, gli se da. Leva rapigiro che è inutile. Muro de fumo lo lasci perché non si sa mai. Mi piace il nostro starter team, eh? Si stanno evolve quasi tutti. Chi è rimasto solo che non si. Come sa uno solo non si è evoluto? Evolto, stavo dicendo. Questa lotta è stata molto fruttuosa. Hai pieno diritto a ricevere la medaglia erba, se gode. Oddio, stretta de mano. E me l'ha passata tipo uno spacciatore che ti passa il fumo per non farsi beccare dalle guardie, vedi? Il medaglione. Medaglia erba. E si gode. Complimenti per aver sconfitto Yarrow. Beh, era un po' un pippone. Ti regalo un MT. Foglia magica. Per ora non ci interessa. Tra l'altro mi hai detto che avere un Pokémon erba e un elettro è letteralmente inutile. Oh, la divisa di Yarrow in omaggio. Se gode. Prenderemo poi il Pokémon elettro che mi avete detto alla pensione. Yarrow, come cazzo è fatta sci? La sfida delle palestre prevede un ordine preciso. La tua prossima sfida è contro Azzurra Kilford, oltre il percorso 5. Dato che la medaglia erba, potresti anche fare un salto alle terre selvagge per provare a catturare Pokémon di livello più alto. Ah, beh, certo. Praticamente quelle terre selvagge in realtà, cioè, non è tutto il gioco fatto così open world. È solo quello spazio di terre selvagge. Cioè lì è tipo la zona contaminata della capitale. Allora usciamo e facciamoci interrompere da Hope che ci dirà: hai vinto la medaglia. No, mi dice niente. Vabbè, senti una cosa. Quindi adesso dobbiamo andare verso il percorso 5. Ma prima mi vado a curare. Per il percorso 5 non so donna. Noi siamo qua. Dobbiamo andare verso destra. Percorso 5 e poi si va a Kilford. Ah no, vedi, questa è un'altra zona open world. Landa delle pie. Vedi? Praticamente ci sono varie sezioni divise da queste zone mini open world. Ho capito. Proseguiamo la nostra straordinaria avventura. Secondo me dobbiamo andare verso qui, dove c'era il tizio inducito che ci bloccava. Esatto, verso di qua. Così va, immagino, al percorso 5. Assolutamente sì. Vorrei fare una cosa, raga. Vorrei completare questo episodio con facendo una roba che non riusciremo a fare. Vorrei andare al percorso 3, perché il Pokémon fuoco che mi avete detto si zillipede si trova qui, ma si trova con l'1%, quindi non lo troveremo letteralmente mai. Vorrei utilizzare una tecnica. Vorrei provare ad utilizzare una tecnica. Mi avete detto che se uso Vulpix aumenta la possibilità al 50%. Non so se sia vera questa cosa, ma noi ci proviamo. Intanto comincia a piare Vulpix. Dai, su, piglialo. Quindi mi stai di che se io metto Vulpix per primo e vedi che la possibilità aumenta al 50%. Non so se fidarmi di sta cosa che mi dici, eh. Cioè, è una cazzata. Eccolo! Eccolo! Ah sì, è il primo dopo Vulpix. Allora funzionano i vostri consigli ogni tanto. Questo diventa un gigamostro, mi sa, eh. Genera calore grazie ai gas combustibili accumulati nel suo corpo. È uno scuregione. Benvenuto, Erpuzza. Adesso tolgo Vulpix, perché è inutile. Però, avendo lui, in realtà, Minatore diventa inutile. Perché poi sono due Pokémon fuoco. Voi mi avete detto Minatore c'ha la per 4. Però anche Erpuzza c'ha la per 4. Però vabbè, chi se ne frega. Comunque, siamo al percorso 5. Proseguiremo ovviamente nel prossimo episodio di Pokémon Spada. Se sei arrivato fin qui, ovviamente commenta scrivendo Renatino Innocente. Nel prossimo episodio mi sa che prendiamo il Pokémon Elettro, ci facciamo il percorso 5 e proseguiamo la nostra straordinaria avventura. Oggi sono abbastanza felice di quello che abbiamo fatto. Spero che vi siate divertiti. Ci sentiamo alla prossima. Se non hai ancora lasciato un mi piace, fallo, altrimenti ti arriva un cartone sotto al naso. Ciao.